Oh, finalmente si torna a fare video qua in negozio, anche se abbiamo le mascherine, vabbè. Non puoi capire, non puoi veramente capire cosa puoi trovare nel reparto oggetti smarriti delle stazioni dei treni. Sì, magari. Ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Fit Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi abbiamo un nuovo unboxing Sideshow Collectibles ed è uno dei pochi busti che facciamo all'interno del canale. Esatto, forse è il primo. Mi pare di sì, della Sideshow sì. Mi pare di ricordare sì di non averne mai fatti, ma prima di mostrarvi questo popò di roba, commentate, condividete e mi piaciate questo video. Questo personaggio ormai non ha bisogno di presentazioni, è il Thanos del fumetto, 1250 copie al mondo. E è una scala un po' piccola rispetto alle solite, però ve lo mostreremo dopo quando le apriremo. Thanos, penso che ormai lo conoscano anche i bambini dell'asilo, quindi direi di non spiegarvi niente e di iniziare immediatamente con l'unboxing, perché voglio vederlo, perché sembra fighissimo. In uno schiocco di dita. Vedi il nostro titano pazzo Nadalm? Ah, vedi che figata che è uscito per essere un busto! Ciò che mi fa impazzire è che è il Thanos dei fumetti, si nota da un particolare che andremo tra poco a mostrarvi. Montaggio tutto sommato semplice, perché abbiamo il busto, la testa e il guanto dell'infinito. Allora, vi sveleremo poi la chicca del guanto dell'infinito, perché bisogna dire che la realizzazione, intanto facciamo magic. Allora, la realizzazione di tutta la statua è veramente ben fatta. Sto cercando, allora, non è esente da difetti, siamo sinceri, perché secondo me li fanno fare i busti a non i top di gamma, non so, passatemi i termini, ma è un ragionamento che facciamo sempre io e Dan di solito, perché la cura nel dettaglio più maniacale non c'è, nel senso, il battery damage sul guanto un po' si vede, un po' sembra battery damage, un po' no. C'è qualche rifinitura sul blu che poteva essere fatta meglio, ovviamente visto al microscopio, perché sfido chiunque a mettersi così. O no, Dal? Esatto, comunque sì. Dettagli comunque ce ne sono, non è che è un piattume vivente. Però è comunque un busto in scala. Non riusciamo a capire se un 1 a 8, 1 a 6, siamo lì. Anzi, se qualcuno lo sa e l'ha visto in qualche sito, perché non abbiamo controllato, abbiamo subito voluto aprire la statua perché eravamo troppo gasati, ditecelo nei commenti. Però diciamo che le rifiniture eccetera ci sono, sono comunque ben fatte, e ciò che appunto di cui parlavo prima, il fatto dell'essere il Thanos dei fumetti, lo si può notare dalla presenza di un personaggio che nel fumetto fa la sua parte. Diciamo che l'aggiunta della morte è la chicca che fa innamorare di questo busto, perché obiettivamente sennò sarebbe un busto di Thanos senza braccio. Esatto. E farebbe abbastanza schifo. Invece così fa sparire un braccio e intanto risolvono metà dei problemi. E dà un effetto di movimento con tutte queste anime con la faccia della morte, che i più attenti, i più appassionati comunque di fumetti e anche di statue apprezzano. Anche tutta l'armatura di Thanos con tutti con tutte le scritture intorno all'armatura qua nelle spalle e anche qua davanti, che gli protegge la panza, sono realizzate molto bene. E però lì si vede un po' la differenza, cioè guarda Dan, anche è molto tutto monocromatico, cioè la parte in basso rilievo ha un colore, la parte sopra è un altro. Hanno cercato di fare un po' l'effetto oro più usurato, ossidato nella parte magari frontale, ma non vediamo tante sfumature. Si vedono tante sfumature invece nelle anime, quello bisogna ammetterlo. Sì, anche comunque il corpo di Thanos, oltre ad avere la muscolatura che ne accentua, dinamicizza le linee, anche lì comunque con il blu è stato dato anche un passaggio, diciamo, proprio un velo di ombreggiature e quant'altro.
Ciò che però richiama molto l'attenzione è il viso, perché sì, il viso di Thanos è veramente fatto bene, dallo stile in cui è stata curata la pelle, dai denti, gli occhi, insomma, non è da buttare via, no, non è il bustino. I denti bisogna dire che sono veramente realizzati bene, anche la pelle di Thanos, del nostro Titano pazzo, è veramente eccezionale. Il guanto, che è una parte importantissima del personaggio, ma anche, diciamocelo, della Marvel stessa ultimamente, perché è diventato importantissimo con i film e tutti lo conoscono e lo adorano, ha una particolarità che ora vi mostro. Intanto si toglie in maniera semplicissima. Qua c'è un bottoncino. Eh sì, ragazzi, si accende. Si accende. E quando si vedono queste chicche, non bisogna altro che applaudire e dire brava Sideshow, che ci hai pensato, che hai voluto fare quel qualcosa in più e hai anche motivato un po' l'acquisto. Perché di solito i bustini in Italia sono un po' più bistrattati rispetto che in America. In America comprano tutto, sì, però in Italia magari preferiscono la statua intera. E vi svegliamo un segreto: io e Maga abbiamo applaudito non tanto per il fatto che il guanto si accendesse, più che altro per il fatto che dentro c'erano già le pile. Sì, c'erano già le pile dentro, cioè mi sono quasi commosso. Cioè, nel pezzo di video tagliato eravamo le acque fazzoletti che sì, esatto, ci asciugavamo gli occhi. E ultima roba, lo scheletro della morte è molto bello, anche qua realizzato bene, sembra proprio uno scheletro vero e in miniatura, ovviamente, con i denti ben caratterizzati. E sinceramente, quando le statue sono fatte bene e hanno anche delle chicchette non da poco, perché stai vedendo? Sì, c'è il pelo di un pennello. Ecco, adesso non c'è più. Okay. Ecco, questa è una roba interessante. Voi ovviamente l'ho tolto subito, non lo vedrete nelle foto, però per chi non lo sa, queste statue sono fatte a mano, ragazzi. 1250 pezzi al mondo fatti a mano. Cioè, se prendiamo tutte le statue, una differenza, se anche minima, c'è. Ed è figo. E quello è il bello del collezionismo. E quello è il bello di questo mondo. Ed è una roba che mi affascina. E lancio una bomba. Vai, bomba. Lancio una bomba. Fateci sapere con un commento se vi piacerebbe un video molto tecnico dove ospitiamo un artista, chi che sia, che ci spieghi come vengono prodotte le statue in sì, serie. Ci potrebbe anche fare, magari con qualche conoscenza magari che riusciamo ad avere, perché bisogna anche essere sinceri, stiamo andando su di numeri, quindi cominciamo a valere finalmente qualcosa anche sì, noi nel panorama nerd italiano. Boh, ultima cosa, proprio shue, la statua di per sé è tutta in resina, ho qualche dubbio sull'armatura perché mi sembra più plasticosa. No, mi sembra più plasticosa. Qua c'è la giunta di tendialetto. Sì, esatto. E l'armatura sembra effettivamente plasticosa. Quindi diciamo che c'è anche un mix di materiali. Allora, adesso salutiamo Paolo che ci ha fatto fare l'unboxing del busto. Adesso gli rompiamo un pezzo così lo scopriamo, ok? Va bene. Perfetto. Non andrei mai, mi metterei a piangere. Bene, ragazzi, grazie mille di essere arrivati fin qui, di aver visto il video. E se siete arrivati fino a qua, scrivete. E cosa possiamo fargli scrivere nei commenti? Thanos vince. Sì, scrivete così, Thanos vince. Quindi è anche una cosa positiva, vuol dire che vi è anche piaciuta la statua. Detto ciò, ragazzi, noi siamo su tutti i social network. Qua su YouTube cerchiamo di portare il mondo dei supereroi a 360 gradi, quindi di portarvi statue, fumetti. Adesso cominciamo con le serie TV e cartoni animati, oltre che ai film. Quindi vi aspettatevi la recensione di The New Mutants, eccetera. Quindi oggi per cui iscrivetevi se vi piacciono i supereroi al 100%. Assolutamente, vi ricordiamo anche che abbiamo un hashtag che è Io sono un virtuale, usatelo dappertutto, che così tenete un po' alto il nome del mondo virtuale Official Channel e ci vediamo ad un prossimo video. Bene, ciao ragazzi! Ciao amici!